adesso parliamo di Estra perché è stata inaugurata la colonnina elettrica all'interno del piazzale di Estra a Siena in Viale Toselli. Fino alla fine dell'anno sarà possibile fare rifornimento per chi ha un'auto elettrica gratuitamente. A fare il pieno alla propria macchina elettrica senza spendere un euro, ma solo fino alla fine dell'anno, grazie alla nuova colonnina che è stata installata proprio per la ricarica delle macchine elettriche all'interno del piazzale di Estra. È così? Sì, è così, specifico fino alla fine dell'anno ovviamente, per incentivare i clienti ad usare questo mezzo. Oggi è una giornata importante per Estra perché si inaugura questa colonnina che è una delle tante che abbiamo già collocato in Toscana e continueremo a farlo, in linea con quello che fanno i grandi soggetti nazionali e internazionali, perché la mobilità elettrica noi crediamo che sia la nuova frontiera del risparmio energetico, della nuova mobilità e di un rispetto dell'ambiente che ci dà segnali anche in questi giorni preoccupanti. Quindi noi interpretiamo come sempre, proviamo a farlo con grande impegno, il futuro, e sappiamo con certezza che il futuro sarà la mobilità elettrica, e quindi Estra, che ha la forza, la competenza per accompagnare questi anticipi di futuro, vuole starci dentro in questo percorso. Estra è una multiutility ormai che si occupa anche di innovazione tramite il nostro ufficio sviluppo, stiamo investendo da tempo anche sulla mobilità elettrica. Per la nostra parte contribuiamo a infrastrutturare, a installare colonnine, stazioni di ricarica molto moderne, ausiliate da app capaci di consentire al pubblico una prenotazione da remoto e quindi trovarla sempre libera. Ci crediamo a questo settore perché è il futuro. I numeri italiani ed europei ancora sono bassissimi, si parla di 7.500 macchine su un parco circolante di 36 milioni, ma sono incoraggianti le percentuali di crescita. Altrettanto si sta muovendo qualcosa sul settore del trasporto pubblico urbano. Come multiutility non possiamo non essere in questo settore, guardiamo a un nostro ruolo di partner sia dal punto di vista energetico come fornitura, ma anche come fornitori di tecnologia, di infrastrutture che possano sviluppare questa mobilità sostenibile che potrà risollevare ambientalmente i nostri territori. Estra, come è nella filiera del gas, lo sappiamo, è una multi-utility che lavora in tantissimi settori. Il settore della mobilità è nuovo, fa parte dell'innovazione del mercato e quindi Estra ci deve essere e da un anno e mezzo a questa parte lavora in questo settore, il settore della mobilità elettrica. Sono state installate diverse colonnine nei comuni di riferimento di Estra che si mette a disposizione poi anche delle richieste degli enti istituzionali e dei comuni di riferimento. Qui a Siena è un'altra, abbiamo inaugurato oggi un'altra delle tante colonnine che abbiamo già installato, abbiamo una macchina elettrica brandizzata proprio per diffondere questo messaggio nei nostri territori di riferimento che Estra presidia già da tantissimi anni proprio per rappresentare la parte industriale dell'azienda che lavora sia nei business tradizionali ma anche guarda all'innovazione come sfida del futuro e come sfida nel mercato, in un mercato in continua evoluzione.